Grazie. Light forged. Secure this position. Sono 9:40, Avendikar ma mi vergogno di dirlo perché will draw all the fire we can, Toralion. Troppo But la we cannot prestazione hold del our mio block. computer non mi You permettono must di disable their defenses. We will not fail you, Prophet. Champions, we'll keep these winged beasts occupied while you clear Quindi a non è path. che sempre il comunque il gear. Io ad esempio c'è un prete che è girato a bestia come numero, ma ho tutti i pezzi a caso. Vabbè, ma io con i... Gary, dai l'assist che... Siamo anche col basca. Ah, ok. Questo lo speriamo. Beh, tu sei tank, giusto? Dobbiamo uscirlo là. Ok. Io ho smesso. No, tu di... Ciao, lui grazie. Dice di aver smesso. Quando si parla di tank arriva sempre la risposta di Corlav in silenzio. Io ho smesso. Che bella questa buonanotte a tutti. Aspetta che vado a mettere sulla felpa perché sto gelando, visto che sono già in pigiama. Dov'è il Prida? Arrivo. Dov'è il Prida? Dov'è finito? No, parto il Prida. Dove cazzo è finito? A volte mi perdo delle leggende. Ah, eccolo qua. Il Seputz. No, no, il Prida. Che bello, sabato si prospetta una serata magnifica al mio compleanno. Ah, sì? Il mio ex ha deciso di venire al compleanno. Peccato che lo spasimante nuovo ha detto, ma posso sedermi vicino a te, vero sabato? Il tuo ex non può decidere di venire al tuo compleanno. Evidentemente. Già possiamo entrare? Entrate pure. Allora, la spesa l'ho fatta. Quei pochi banchetti che avevo, ce li... devo fare. Al momento dentro siamo in tre. C'è Corlav che può tankare i mob, Robby che lo cura e io che faccio danno. Ah beh, allora. Fai danno in che senso? Allora. Nel senso, nel senso che tiro misdirection su Corlav e pullo tutto il mondo. Ecco. Corlav tank? No, chiaramente è troppo importante. Comunque uomini di poca fede, il calderone c'è. Allora, anche se non c'è la spazzatrice ufficiale. Quindi ti dai allo spazio anche te adesso. Allora, se siete vicino al Salmon, grazie, se no vengo a piedi, non c'è problema. Salve, chiapponi. Mi è arrivato un misdirection e sono a tipo 8 km dai mob. Perché stavo pensando di pullare, solo che... Solo che non c'è nessuno che cura. C'è Robby, ma non so se sia qua su... Messo un po' di reliquie in mano. Corlav si è preparato il portale per fuggire. Ma dai! Mette scema, scusa. Infatti tutto, se qualcuno mi cura incominciamo a pullare un po' le cose, perché sennò... Clip, sicuro.
se li porti un po' più su che vengono picchiati anche da questi che almeno fanno qualcosa. Sei sicuro? Ecco che arrivano. Vorrei che si lamenta sempre che non prende niente. Ho già preso un 970. Ti sento bassissimo, zio. Ma dicevo, stavo volando piano. Che quella che si lamenta sempre di non prendere niente ha preso un 970 dalla cappella. Quanto? Immagino che cominci per release. Esatto, 960. Ma potete vedere nel log di nuovo. Amori. Io ho sottovalutato le 15, nel senso che pensavo di riuscire a farle, invece poi gruppavo un cazzo di... E vabbè. Ma cosa c'è, la saga del DPS oggi? Perché? Perché? Cioè il DPS melee, volevo dire. Ah, beh sì, in effetti. 3, 3, 6, 7... Auguri. Io sono a metà. Allora. Devo fare una cosa che non ricordo. Registro ci sono qui. Altro volpe cosa ha preso? Se hai per preso un 970. Questi qua. Questa minchia. Dai. Oh. Facciamo a cambio volpe. Do il mantello di merda. Sono in oh, palapac! Sono anche quelli. Ti posso dare... Io ogni volta che prendo il terzo... Oh! 8.85, questo sì. Mi permetti di balanirceli oggi, devo ancora finire una sola cosa poi. Anche perché spero che faccio un come con Black Temple. Magari. Bella quella. Vero del triumvirato. No, oh, anch'io ce l'ho colla uguale. Grande. Facciamo i gemellini della vera del triumvirato. Tra l'altro non potrò mai mettere l'altro anello perché no, i leggendari me li devo appendere al naso. Non ho più forza. Già pensavo di mettermi due ceste una sull'altra visto che è inverno e fa freddo. Magari funziona. Potrebbero fare la tipo darsi a cipolla la possibilità di vestire doppio un item, diciamo così. Beh, per l'armatura avrebbe anche senso perché Usbergo, cotta di maglia e Blaze, però io poi troppo complicato. No, basterebbe aumentare, tipo fare le mutande corazzate, i calzini. Calzini con il punto. Esatto, ti inventi quelle cose lì. Il tipo puzzolente della mano. La cravatta. Vedo un druido che corre sul posto.
Perché da tank? Gli do un colpo giusto perché sono io. C'ho le spalle da tank per il DK. Petro. Ma Robby? L'ho detto, stava correndo sul posto all'entrata, quindi. Per male, eccolo proprio. Però c'è le batterie scariche. Campioni, uccidete quella mostruosità e loro se ne vanno. Sai batterie per la sigaretta elettronica tutte scariche, ma porca. Fuma io quelle vere. Bravo. C'è un'interferenza. No, che ero mutato, scusate perché stavo bevendo il caffè, non è proprio gradevole. Come lo vedi? No, pocket cure. No, è che è lungo. Ho finito le cialde, ho il Nescafè. È un po' lungo. Che bello. Sì, è lungo e nero. Lo bevevi e diceva che merda, che schifo. È proprio simpatico, Volpe. È proprio lungo e nero. Proprio. Che dici che è merda, che schifo, no? No, dicevo, pensavo che i rumori che non ci faceva sentire, visto che è il Nescafè, forse che merda, che schifo. Beh, diciamo che non è come l'espresso, però è quello di emergenza, infatti. Io ho in emergenza ho la caffettina. Ah no, ma è vero, c'è anche size. Io la macchina, dopo non l'ho preso in polvere perché mi si è rotta la macchinetta, quella classica, e allora ho detto, vabbè, adesso tanto la devo prendere nuova. Come la prendi, quelle calde, no? L'ho già, sì, io ho l'Anespresso. L'Anespresso, prima avevo quella normale, adesso devo prendere un'automatica con i chicchi che mi li macina in automatico. Volevo vedere com'è, visto che ce n'è una a buon prezzo, tra l'altro poi c'ho un buono da spendere, pagherei quella super automatica, 199 la pagherei, della De'Longhi. Ma è buona De'Longhi, che come mai? Mi sa che è caduto. Ha rilogato adesso. Sì, rilogato. E quelle che fanno cose a vapore vanno bene. Tipo se fa fare da stili. Vanno bene anche per le macchine del caffè. Sì, no, ma io la vecchia era una De'Longhi, ma ha durato 6 anni. Poi vabbè, poretta, non ce la faccio. Perché poi in realtà si è rotto l'interruttore. Che in teoria, volendo, andrebbe ancora. Volendo. Via alla vecchia maniera. Solo che ho detto, vabbè, tanto ormai... Ragazzi, faccio il calderone qui, No, aspetta che ci siano tutti. Aspetta che ci siano tutti. Ah, perché c'è Nox. Esatto. Con il contatto gli metti il cacciavite. No, ti devi bagnare le dita e tocchi due controlli. Ancora l'altro dito nella presa elettrica. Nox e poi faccio le cose. E calderone. Che adesso con questo falò possiamo morire, che tanto ritorniamo qui. Solamente chi ha giocato a Dark Souls lo può capire questa cosa. No, perché ho ammazzato per errore un tizio. No, hai ammazzato un PC. Che bello che tutte le volte che tornavo quindi, mi attaccava. Male, vado. Io l'ho ucciso, ho detto tanto poi riprendo. No. Sono intrippatissimo, ma... Intrippatissimo che sta uscendo, che deve uscire Monster Hunter World. Mi trippa tantissimo. Sai che dovresti vedere? Si chiama Dauntless. È per computer. Lo conosco. È carino, secondo me. Però non devo ancora provarlo, sai com'è con la storia che la Closed Beta è solo per chi lo paga prima. Col cazzo. Ecco perché non facevo danno, ma aveva cavato i talenti. Simpatico. Ah, mi aveva tolto i talenti perché avevo usato l'anello quello della doppia spec
e quando lo cavi ti resetta quella riga praticamente. Se avevi selezionato quello che ti dà lui in automatico, ti resetta la riga. Sì. Infatti, dice, ma perché appare sempre? Appare sempre il fumetto che l'ho messo il talento, invece non l'abbiamo messo nel palo. Scusi, chi ha fatto palo? Questo qui possiamo anche fare XP col falò. E a fare il bagnetto sulla lama. Pento di vino. Col dragone delle braccia infuocato, maledetto. Oh, questo qua. Arriva. È già online e mi sta sentendo. Intanto si è fatto una word quest, no? Ой, та нависла за то, що затор в привізі, піднімає, та то, все, ой. Так, да, що надіялся на одного, а тут не виходить. Значить, то не буде. Красиво себе колбаска. Ну, значить, це не є chiaro, te lo spiego, Non contraddirlo. Ну, так і да, я ж говорю, що не виходить. Ти сенте дай тони, скопіть. Non contraddirla, che sennò non partiamo più. Esatto. I rumori che si sentono potete... Sembra un bambino che salta sul letto. Sì, esatto. Io pensavo più a uno sciamano indiano. No, con le molle. Ma Knox sta venendo... Ah, oh, sporca troia, dove cazzo sei? Che detto così non lo so se sia molto contento. Sì, ci ho pensato, però. Probabilmente, però, se vuoi provare a chiederglielo in privato, magari ti risponde. No, non sono particolarmente interessato. Ok, no, dai com'è. Però adesso dobbiamo aspettare anche Marco. Che tacono. Ma dopo quanti siamo stasera? Ragazzi, devo fare lo stregone, non c'è niente da fare, è destino. Scusate, mi ero addormentato, ragazzi. Ciao. Madonna, ciao, che voce. Ciao. Hanno svegliato per il telefono, se no ci vedevamo male. Meno male. No, Ivan, prenditi 5 minuti per riprenderti. Vabbè. Cosa? No, devo fare una cosa. Una reliquia. Io non ho quanta gente. Ma qua devo fare veramente un addon per giocare a carte. Almeno abbiamo qualcosa da fare nei momenti di buco così. Ma scusa, il giochino del... Craft. Si chiama Jewel. Jewel Craft. Dovremmo fare. Tra l'altro, notare come balli Nox adesso che tiene le mani. Chi ha che questo? È orrendo, eh. Un lock per summonare. Era bellissimo. No, manca Dario, quindi niente summon. Ah. Dio, potrebbe esplodere tutto. Ma grazie, Hamzemilo. Da. Вроде да. Ну я буду котел загружать по сетрю. Ага. Ну, сейчас у меня будет редик. Что-то помочь?
Давай. Тема. Passo arcobaleno. State attenti con l'arcobaleno ad andare a pullare il boss. Come al solito. Sì. Banchetto online. Banchetto. Siamo tutti. È arrivato anche Marco. Essere tutti. Ok, e qua faccio il calderone. Yes. Dove, no, qua. Non farlo nel mucchio. La pentolaccia è qui, dove sono io. Dove stai tu? Dove stai? Sono quello che saltella. Salta. Ah, ecco. Prendetele voi due che io a me durano di più, quindi. Ah, il boss. Ah, quindi ci dai quelle cinesi e ti tiene quelle buone te. Cazzo pretendevi, scusa, Minchia. Posto. Dai, secchiamo sto robottone. Ok. Per un attimo credevo che qualcuno avesse sparato al boss, te lo giuro. Ho visto quel coso verde, ho detto, oh, palo! Come quella volta che eravamo nel boss, Robby stava spiegando, io ho messo la mano sulla tastiera, è partito il monile di Archimond, piano piano la pallettina rossa. Allora, a grande richiesta, Korlav stasera rientra. Rientra come tank. Non vedi. Ci sono due, ah, oddio, oddio, Korlav, non guardare sai. Korlav. Oddio, aiuto, aiuto. Togliamo la vita per questo. Boh. Lo sciallo dragon. Siamo pronti, ragazzi? Sì, sì. Ce ne ho altri due da dare, se vuoi. Uno giallo e uno verde. Sullo stregone. È vero, li sto tenendo apposta, di pelle. Pocket. Quello che è 9.40 deve usarlo, capisci? Quindi se l'è messo apposta. Viste il trasmog apposta. Mi sono dimenticato di trasmarlo. Dobbiamo le dai, ragazzi. Sì. Manca pure tu. Dai. Dai, 10. It. È su. Ci siamo? Proviamo. Magari si è ritornato, l'aveva perso. Magari no. Ah, vedi? Okay. Tac. Dai. Vai. Adesso manca Soi. Ah, ma Soi è normale. Sta soiando. Orientamento. Due pastiere dovrebbe essere sufficiente. Bellissimo fare sto boss con la canzone di Sylvanas. Già, veramente mi sta venendo l'ansia. Esattamente. C'è un annihilation, prendetelo. La mia velocità fulminea l'ho preso. Dorando pietre. Apocalypse Drive. Oh, la salta. Salta. Dove salta?
a prendere la... Canone, canone, canone. Forza, forza. Canone, non c'è fumato delle mani. Please. Adesso via tutti, Via tutti, ragazzi. Là. Cioè comunque ci sono ancora un paio di pozioni nel calderone. Poi prendere. Togli, te la rimetti da, togli, la rimetti da. Mi sembra un'ottima idea. Niente, deve andare a spiegare. Ehi, lascio, questa fate il cannone, ragazzi. Via, ragazzi, via, 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 via. È bello dire via quando ero lì, in faccia. Bisogna della vita. Ma anche Volpe non scherza. Ho fatto tardi l'eroe qui. No, il salto della quaglia. Beh, e almeno lui lo fa di fronte. Noi Hunter che lo facciamo di spalle. ognuno salta a modo suo. La quaglia. E poi c'è chi non salta. Esatto. E chi non salta... è morto. Ma no, ha avuto un malore. Io ho una moneta da giocarmi, una. È andato la ricetta. Ti ha dato? Ricetta per fare il pettorale corazzato d'impidio. Fantastico. È utile, no? È personale. Che cos'è? Cosa? Attacchi al cazzo. Serve il trinket. A me sì. Qui l'unico. No, puoi prenderla da ranged. No, è da ranged e oltretutto devi essere una stoffa, quindi solo curatrice. È da ranged e devi essere a 10 metri di distanza. No, ma sono anche incantesimi, per cui. Che palle, che roba da macchina, se non te ne fai niente io lo provo. Ma cos'è, proviamo anche un altro boss in HC? Peccato che questa era normal, comunque va bene. Lasciami illudere. Esatto. Infatti ci ho pensato per un attimo, sì sì certo, poi arriva la marmotta anche intanto io. Il cioccolato. Certo, ovvio. E se lo mangia e lo fa, anche non lo mangia, lo fa. Lo e fa. Meditate bene come. Come video dello squatty potty. Se non ti sei... Sì, sono qui, sto saltando. Sì.
L'unicorno che faceva i gelati. Arcobaleno, tra l'altro, vuol dire che sto proprio male, ho mangiato qualcosa di gravemente sbagliato. Sì, sì, cioè, è la pubblicità dello Squatty Potty, il seggiolino per cagare meglio. Adesso mi sento meglio, adesso che l'ho sentito, che lo conosco anch'io, mi sento meglio. Non so il perché. Vai su YouTube e lo vai a vedere, no, è molto divertente. Lo so anch'io, guarda. Allora, dive, roll. Se a qualcuno serve, devi prendere roba che non usi. Cioè, certo che se qualcuno si mette a guardare il video di stasera con quelle sfonzate che abbiamo detto finora, fugge. Deve fuggire, deve, cazzo. Mette l'audio muto. Ci doppierai e ci metterai delle cose intelligenti, tipo non so, un brano di Piero Angela. Ci metti Piero Angela, sì. Il dugong. No, passate sopra. Sopra. E pozze. Bello. Passo pure su quest'altra per par condicio. Vabbè. Facciamo un attimo. Guarda, basta, se no se mi tradi tu. No. Già. Quelle due le prendiamo oppure... Vabbè. Sì, sì, prendi tutto, prendi tutto. Prendi tutto, prendi. Ve ne siete dimenticati una là dietro. Erano esattamente queste che droppavano qualcosa. Sì, sì, certo, è ovvio. Una vil zampa. Shatug e Farg. Dove finì? Ah, ecco. Io prendo il solito blu. Potrebbe essere molto interessante la cosa. Decisamente. Shatug. Se se ne sono andati, che fa? Fantastico. Katush. Vai a prendere, capra. Uff, uff, vieni qui, ti do un biscottino. Shatug, è ora di cena. Nessuno uno morto sotto mano che gli prendiamo qualche osso. Io. Vai, lo che se vuoi. Dai, tanto a lui non servono. Tanto a lui non servono. Che cazzo. C'è Volpe che sta spruzzando gioia. Facciamo. Arrivano. Ecco. Vai, pulla. Cazzo. Vai. Sì, cazzo. 5, 4, 3, 2, 1. Non so che vuoi giocare. Ho smesso di giocare con i cani. Cioè, qualcuno è morto. Sì, esatto, assolutamente. Ma pensassi invece dei cani nella prossima espansione, ci mettono delle cocorite giganti. Dovrebbero rendere bene. Un pollo mortale di quelli proprio. Mega pollo combattente di quelli. Esatto. Uno.
pappagallone già c'è qui. Degli squali con le gambe, che ne sai? Muovi grazie. Viola, tutti grazie. Intorno. A me non sta funzionando di BE questo boss. Sentivo Azer, ma forse non era Azer. Era vabbè, il rosso via dalle palle e occhio alle palle. Cazzi, muoio. No, 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 riesco a andare via. Muoci. Occhio alle linee. Qualcuno che mi viene a fare compagnia. Ma col cazzo. Viola tutti raggruppati. Mezzo, forza. Uno, ok, sta boh. Chi era il dolce remi della situazione? La sfera. Sì, è venuto Zoe. Ciao Zoe. Oh, capra! No, perché il pallettone però sempre? Quante volte me l'ha messo infuocato? Non hai capito, vuole scongelarti. Immagino. E anche detto così, quante volte me l'ha messo infuocato, non è che suona più spendibile. Vabbè. Tu con la striscia. Via da me. La striscia, allora lo fai un po'. Se ti fai le strisce, dopo un casino. Strisciare la carta di Pepe. Oh, c'è Sizer, aiuto, c'è, aiuto, che avvicinato tu Sizer. Wipe. Chi sta wipe? Pena è stato che mi ha Pena. Amici. Pena. Ora mi sa che ti droppare la mano. Oh, guarda. Speriamo che qualcuno prenda un po' anni però con le armi, dai. È ancora, è già uscita qualcuno? No, non vedo l'ora, guarda, no, c'è proprio strisso gioia da tutti i pori proprio. È bellissima, è da qua, è meravigliosa, cioè proprio. Quando l'ho vista ho detto "Ma come ho fatto a vivere senza fino ad oggi?" Non è una notizia, avete presente il tratto infinito della parte? Sì. Nella 7.3.5 invece di 50 tratti infiniti sono 6. Sono? Non capisco perché poi l'hanno aumentato. Perché tanto non so, non penso nemmeno averne. Tabo. Meno male. Cioè, bellissima l'icona di stare lì qui. Un osso. Oh, la cintura da tank, figo questo. Mi serviva proprio, vabbè. Puttana! Non capisco se sei ironico o meno. Sono ironico, credi. Beh, quel finale non ti diceva niente? Tipo messaggio di errore. Reliquia 930 gelo? Io quanto ce l'ho? 9 e 15.
Io la rollo. Mi serve, già da 10 punti di level in più. Non andiamo? È ombra, è ombra, non è Zin. Aspetta, sì, è più forte lo stesso, quindi ha 10 punti in più del mio amico col basket. Ma te monti ombra? Monto gelo, ombra, gelo. Cioè, io non monto niente, cioè nel senso non quello che pensi tu, però no, io non pensavo, io non pensavo, ecco. Meglio tac, 9.30 tac, non la metterai mica adesso, porla. Ti tocca andare a cipollarla. Ho fatto un'espansione intera senza toccarle, poi con farlo anche adesso. A parte che dopo devo andare a prendere la moneta che mi sono già dimenticato, quindi presumibilmente ci devo andare comunque. Vai subito, che così facciamo i trash. No, una ce l'ho per i tre stronzi, ce l'ho una, poi dopo tanto devo tornare, quindi i tre stronzi che droppano invece? Il mantello del set, quindi già ce l'ho, quindi posso evitare. Fate fuori i portali. Quali portali? Questi. Arriva un trotterellone. Verità che non so neanche a quanto vado quando tiro le reti. E Volpe che faceva la sozzavale da solo sull'altro portale. Diligente ed efficiente. Non esageriamo. 32%. Ma come mai abbiamo un tank che corre via e l'altro che resta fermo? Mettiti d'accordo. Stiamo facendo il manuale del tankeggio. E allora dobbiamo iniziare a strappare qualche mob per far capire questo, dovete beccarlo e non per la trappola. Ma sapete perché Korlav non va alla standa? No. Vai, perché? Perché ci sono perché le barriere anche tankeggio. Sparate, gli sparate. No, sparate per il cappuccetto rosso. Me immagino che stai dando qualche e poi proprio la standa. Una collezione di questi anelli di merda. Quanti? Quanti ce n'hai in inventario? Ma tipo, no, 50. Ma perché te li tieni? Non che ritengo, è che voglio. Clicco sopra perché vedo il sacchettino e tutte le volte mi dà la bigiotteria. Ricordatevi le piromandi. Ma si può, non so nemmeno se si possono passare quegli anni. Ad farne cose per vendere. Ah beh, sto 6 gold l'uno. Oh, passi l'oro per prima, no? Sto soldi, no? Sto soldi. Dai, ballo, sto fatto cattare. Cosa sarebbe la B di Thor, cioè? A proposito, a qualcuno serve questo? Eh? Ora linka una pietra. No, è questo qua, aspetta.
sono andato a finire. Tanto non ha le mie stat, quindi preferisco che lui Io ho smesso perché un mio amico è morto, quindi mi serve come DPS. Gali tu uno del genere, attenzione. Ne voglio fare due. Ho fatto 74. Tardi per eccesso di rialzo. Occhio che questo uccide, chi lo prende non ci stia. Va volpe. Plotch. Volpe. Salta volpe. Salta. Addio Robby. Addio volpe. Ah, ok. Volpe c'è. Peccato. Ma peccato. Non state lì, ragazzi, non state lì. Ah, no, scusate. Siccome è più alto di quello che avevo già, non me lo fa tradare. Porca troia. Genial dei Nunkilis. Aveva vinto. Sei un bidone. Voi poi mi spiace. Però sei di bidoni. Zarma ha detto che ci sarebbe stato. Zarma penso che sia ancora indietro col download del coso. Del paccone, ma bastava che lo lasciasse acceso tutto il giorno, grazie. Lo so. D'accordo. Puoi avere questo. Oh cazzo. E io cosa ti do in cambio? To, tieni. Tommo. Cos'è? Un anello. Lo volevi, ti piace. Apra. Puoi averne un altro di quelli che ti ho dato prima. Grazie. Potrebbe interessare un po' di... Come non riesci a salire? In che senso? Dalla corda che ne fa collezione. Sì, io è il mio coso preferito. Guarda, io ti do indietro una cosa bellissima. Aspetti che la devo cercare. Ah, gliene do addirittura due, signore. No, guarda, io cosa ti do. Addirittura. Ma perché non scende? Perché non scendete? Perché dobbiamo scendere? Perché no, dovremmo scendere? I due curatrice e Welling. Perché cioè non salgono. Welling sta no, sono saliti ma non sono scesi. Stanno laggando. No, Pocket probabilmente sta dormendo. Scende ma non riesco a prenderlo. Meglio Robby se non riesci a prenderlo, cazzo. Ma qua quando arrivi su nell'ascensore ci sei sopra, ti vediamo da qua. C'è qualcuno che li può lippare? Eccolo qua, è arrivato Robby, ci sei. Oddio Robby, non lo fare. Moriremo tutti. Addio. Marco, attivi sempre te gli scuri qua. Splat, no, niente splat per cazzo. Chi va dentro gli affari? Vado io. Io non vado dentro. Dove? In che senso? Ah, i robottoni. Ah, ok. Secondo me perché. Non lo so, però. Almeno tu. E a sto punto torniamo tutti sull'ascensore e andiamo a fare su e giù. Comunque sta arrivando adesso. Però manca Pocket. Vai Pocket. Pocket. Azir, cosa stai facendo dei selfie? Sì. Ne ho postato uno sulla chat di Silda. Sei sull'ascensore. Stai facendo delle facce. Sì. Non riesci a levarlo. Aiuto, che cos'è? È rimasto incastrato in modalità selfie. No, io ho visto già. Oddio, si Saizen, aiuto. Scappiamo. I livelli di Saizen, quella faccia capostato. Ti faccio scendere io dall'ascensore, voilà.
E se te vuoi azienda, come ti dava il tuo zio? Madonna, è inquietantissima. Ma tra l'altro c'hai i denti da vampiro il Draeneo, non lo sapevo. Batti, che cazzo di denti c'ha? Cattro. No. Ci siamo o non ci siamo? Ci siamo. Cioè, non so se ci siamo. Ora mi faccio un altro test. Allora, chi va nei pod? Sì, c'è. Vabbè, lo sappiamo come va fatto il boss, no? Vabbè, ci va Toxi, no? Sì, sta là dietro, sta là dietro. Eh sì, ormai sono sempre andato io, quindi... Perché sei arrivato dietro in forma di caprone. Vai, di BM Pool. Lo io? Yes. Vado sulla sua... insomma, di là. Yes. Chi li fa i pod? Io. Toxic. Ok. No, 50. Non fate caso a... Non badon. Occhio alle mine, giovani. Ecco, appunto. Le mine. Mini mine. I mini me. Vabbè, ma dai, porca, proprio sotto al culo me l'ha fatta. Mira. Rimani fermo e non darti succedere. Ma per imparare a fare questo boss da healer consiglio di farlo in Raid Finder. sarà una gang bang grande. C'è proprio tutti i DPS melee degli spazi. Raid Finder. Non è poi così terribile. Io l'ho fatto il giorno dell'apertura del Raid Finder con la sciamana healer. Ah. Credo che ogni mina che c'era l'abbiano presa. Ah sì, vabbè. No, io l'ho fatto qualche giorno dopo con questa qui speccata healer. Però insomma, dai, tutto sommato. Fase. Occhio alle mine, ragazzi. Ah, ti ha fatto scendere proprio tu. Comando bot. Spostalo. Dove sei? L'altro non arrivavo a prenderla tipo. Non ho capito, perché dici spostalo se poi tu ti metti nell'esatta stessa posizione di quando mi hai detto di spostarlo? Perché voleva lui venire lì, no? Ma sembra una rabbia. Devi spostare? Sì, dov'è? Tipo un'altra. Porca vai, mi sto prendendo le stack del tank. Ciò è non buono. Anch'io ne ho due. Sì, ma non è un problema, l'importante è che non vi faccia danni fisici lui. Ma capita, sai. Non è riuscito a mettere giù la biromante, la biromante. Oh, è andato. Aspetta. Scudo. Oh,
super laggone per lui. Mille ragazzi, occhio. Questa tipa, ragazzi, non so dove sia. Vaporato. Merda. Come lo ammazziamo prima che passa di fare? Meglio, cazzo. Bello, molto molto bello. Oh, ma porca miseria, mi ha dato niente. Allora, serve il mantello. Quale? Hai da fare lì. Vabbè, ma allora vai a fare in culo, porco di quel. Uè. E che cazzo, tre monetine e tre poteri artefatto? Benvenuto nel mio mondo. Non di meno sono 9.33. Ting. Andiamo a farci un giro. Arrivo, vado a riprendere le monetine. Quasi quasi lo faccio anch'io. Vabbè, Cafra, tu la reliquia la usi? Teoricamente sì, perché è più alta di quella che ho. Devo vedere, perché ce n'ho un paio, devo vedere quali tratti posso metterci prima. Magari dopo il raid ne parliamo. Da qui. Sì. Quanto dura il tempo per il tempo? Sono 2 ore. Sono le 10.40, quindi più o meno tra un'oretta smettiamo. Stacca. Puoi fare cosa? Per passargli il trinket, se a me non va bene i tratti che ho. Oh, ho sbagliato. Questa sera c'è da andare da un indica e al Molten Core. Okay. A fare che cosa? Trasmog da paladino. Quello che la scorsa settimana ti ho detto, Eclipse ha preso tutti i pezzi belle. E un Kaiser proprio. Mi spiace.
Sì, sì, tantissimo. Andiamo volentieri. Andiamo, almeno te lo finisci. Mi spiace. Quanto cazzo ci godo. No, non è vero. Bello le vape. Sì, sì. Non ci sono mai stato a quadro esattamente. Madonna. In effetti. No, ricordiamo Korlav nella timeline per la mom. Praticamente è il tassista di tutta la gente che deve portare nella mom. Già. Ma lui non, non l'ha mai visto. Destino. Prima fuori. Si è premato con il termone di Sazzino. Che culo. Oh, vabbè, però hai, tu hai un incubo lucido anche. Sì, esatto. Io adesso gli incubi, ho gli incubi la notte adesso neanche. Ancora? Ma sono io l'unico che cerca di fare le run per droppare la mount e non l'avere manco. Così è la vita, Galil, così è la vita. Guarda, io ho smesso tipo in Burning Crusade quando all'ennesima volta nel tentativo di prendere quella del cavaliere senza testa, uno che era appena entrato e la prima volta che l'ha fatto l'ha droppata. No, non parlarmi di quella mount. In Burning Crusade si rollavano le mount. Punto. Ah. Tutte perse. Beh, tu non hai, non hai idea di quando è arrivati il rollare. Vabbè. Io ho avuto molta sfiga con quella di Stratolm. Davvero, quella è la più facile da droppare, porca miseria. Allora, Oliver, ci sono passato là a fare livellando con 5 PG. L'ho vista droppare molte volte. Me l'hanno sempre salvata. Una volta addirittura rollando 99, l'altro ha fatto 100. Vabbè. Chi va dentro? Aspettate, che sto arrivando. Teoria, o mi sbaglio? Uno era 1 e 3. Vabbè, solo il 3. Sto arrivando, amici. Che bello creare confusione. Sono già stato relegato al gruppo 8 per punizione. Bel cappello, Galil. L'ho messo solo per perché faceva venire fuori il pet stile i due che ho. Così facevo il trio dei lupi, adesso è scaduto, perciò si leva il cappello. Oh. Ho perso l'ascensore, porca zonza. Arrivo, eh. Se vedi, adesso ho tre lupi. Ma dove vai, Paolo? Non devo prendere il portaocchio della legione. Dubbio fortemente. No. Abbiamo fatto già la di Antolan. Dobbiamo fare la. Ah, non, è, non si va. Ah, è di qua. Sale della morsa infinita. Ho sbagliato strada. Arrivo. Ho sentito qua il sensore che dove sta andando. Ma che chiesa tale? Esagerata. Entro da Antolan. Volpe, c'hai sale del terrore sta settimana? Io ho questa. Soia Karazhan inferiore e corda va Fauci. Volete vedere cosa ho io questa settimana? Cattedrale della notte. No, sì, ce l'hai tu, sale del valore. Sì.
è anche 10, diciamo anche quello, 10. Il seggio. Tanto. Seggio 10. Madonna. Già fa uccidere delle anime 13. Quella carina. La Black Rook 14. Di pavoneggia. Bello per tanto di merda. Pazzo, che bello. Che nome brutto in italiano. Eccomi. Vabbè, come chi vuole andare dentro ai portali? Io ci andrei, ma non ho la mente. C'è da sapere dentro i portali? Devi fare un add. Tre portali. Ma da healer? Ma tu devi curare. Cioè, allora, devi venire un healer e della gente. E come si fa a prendere il portale? Allora, si apre sopra. Ah, una cos'è? C'è... Aspetta, eh. Come lo riconosco? Ah, allora, lo vedi, si apre. Rosso, verde e viola. Pare che fosse 90, 60, 30. O tipo 70, non mi ricordo, 80, 70. Vabbè, comunque rosso, verde e viola. Nel rosso devi uccidere. Invece chi non ha il boss entra. Nei portali praticamente viola, c'è un bagaglio per terra, c'è un affare verticale, cosa c'è? No, no, basta che ci vai vicino, ci tocchi e quello ti porta sopra. I signorini. Ok. Il primo è il verde? No, il primo è il rosso, poi il verde, poi il viola. Il verde e viola. Il rosso va interrotto, verde va fatto il bozzolo perché ci sono dei ragni, uno viene imbozzolato, quindi va liberato prima quello imbozzolato, il viola è tutto buio, bisogna stare tutti sotto all'ad. Carlo, vieni Carlo. Ok. C'è una cosa, una scelta fa un super cast, bisogna scappare dall'altra parte della stanza, perciò la tiene melata. Ma questo però nel, in superficie lo conosco, sì, l'ho fatto, sì. Mettete i flare su Però chi entra e chi esce? Io ho capito che vengo dentro. Ah. Sì. Che è detto così. Che dice, no. Pensate sempre male. Colpa di size. Ah. Vabbè, gli altri entrano a casa. Scegliamo a caso. Eh no, vabbè, a casa no, scegliamo 4 DPS. Ci mettiamo il signor Nox, facciamo il gruppo 6 Nox size. Ma cosa? Volpe. Gorlav e Gali. A posto, andateci voi. Ma io non voglio volpe. Ma anch'io. Io non voglio Corla, ma cioè, è un bidone. L'altro non sa neanche che cosa deve fare dentro. E quello è il bello. Ci vogliamo mandare anche un quinto, perché così magari facciamo più DPS e ci mandiamo un quinto. Decidete voi. Posso andare io? Posso. Palo. Gruppo 6 più Cischi. Vabbè, lo sa e viene dentro. Sì. No, con size no, vi prego. andiamo. Ma size porta la birra. Ok, va bene. Il problema è che porta anche quel cappuccio. Vabbè. Andiamo. Metti flare per dove si tanca. Sai, assist. Mettiteli da solo. Oh. Non ho mai saputo come cazzo si mettevano i flare, va bene? Mangala.
faccio, la donna. Player that war. A parte gli scherzi, non l'ho mai saputo. C'è la freccettina, poi ci sta l'icona della bandierina. Dal lato sinistro di tutte le icone del re, tutta la gente. The boom pool. A lei l'onore di incominciare. 5, 4, grazie, 3, caro. 2, vado sul teschio. Che altro l'ha stabilito Saizen che ti ha messo il buff. Ecco, esattamente... Scappa esattamente dalla questo, trova. Questo, Saizen. A fine chi va dentro? Gruppo 6. Sono beatamente dormendo. Poi bene. Ah, via. E il tank che non ha l'altro. Portale. Sai dentro. Devi andare? Dentro. Racconto questo. Le ali devono esplodere. Siamo anche d'accordo con gli Enter. Qua ricordate chi l'ha fatto il primo? Io. Che il secondo vado io allora. Vai, veloce, perché le stacca aumenta. Stacco quelle per danno. Infatti secondo me era meglio se entravi tu. No. Bravo, capo. Asserire dominanza, sì. Chi va adesso? Devo andare io adesso, ce l'ha il boss o no? Vai, ce l'ho. Qui non fanno un cazzo gli altri, però devono esplodere. Cominciamo a farli esplodere immediatamente quelli che sono fuori, così almeno ci alleniamo anche per l'iro, sì. Non devono andare in giro, bisogna proprio nuclearizzarli tutti. Appena si apre il portale, tutti sul portale. Poi. La cosina rossa. Già il verde non è mica attivo il verde. No, mi pare che è a 60 il verde. Ma siamo... Grazie, perché dite verde? Perché l'ordine era rosso, verde e viola. Perché ragazzi, non è ancora andata in fase. Azel diceva il portalino sulla terra. Quello degli Ad appena escono devono essere ammazzati subito. Poi questo è normale, possiamo anche lasciarli andare in giro, però hanno ucciso immediatamente. Già che siamo tranquilli, diciamo, come tattica, andiamo a ucciderli subito. Verde? Sì, verde. Sei tu, Fra? Qua in bozza la qualcuno. Subito su quello in bozza l'altro. No, correva. Ti preoccupa che se non ci sono morto io non ci morite con quanto stato? No, no, volevo solo sapere se ci eri andato tu. Liberatemi. Ma col cazzo, va bene. Se proprio devo. Io ero scordato un'abilità, cazzo. No, ho usato un bel CD di danno, come vedi, ringraziami. Prego. No, non tu. Cambia direzione. No, mi ha rottato. Porca troia. Sì, è tu. Il boss ce l'ho io. Ho fatto il salto a mezz'ora della quale. Medico. Eroe. Che stronza fate la ragnatela mentre c'hai quell'arching. Cosa fai? Legion forces throughout the cosmos. Collapsing board, via tutti. Via tutti lo vai a dire a qualcun altro.
via via tutti eccetto Corlav, che può rimanere lì fermo tanto non Corlav con i tuoi tempi tanto lo scudo di magia sì esatto quando vostra vabbè non so parlare quando vostra maestà vuol degnarsi. Viola. No, arriva invece. Siamo vicini, tutti sotto al boss. Fra, cosa hai combinato? Non si vedono massa. Ho fatto casino. No, dov'è il tank? Ecco, vai, vai, è qui, dov'è il tank? Eccolo il tank, sono io. No, è qualcuno che se l'era ritauntato. No, l'ho detto anche, ho sbagliato. Perché ho cambiato il tasto, no? Curatemi amici. Amico healer. Grazie. Hai visto che bomba? Sì. Allucinazione su di me, ma ce l'hai sempre con me, basta. Di solito non le hai tale allucinazioni. Sì. Cazzo, 8 secondi di eroismo mi sono preso, ne vado fiero, cazzo. Via di qui, ragazzi. Con calma, però via. Bene, ma questo era un boss. Se... Madonna, 9,50. Porco mondo. Curandoti ho fornito lo scudo. Un bel collo, però. Andiamo, su, veloci. Paura a lottare. Devo tirare sul collo. Dato dell'ora. Torno al trinket. Adesso andiamo da Eonar. Sbaglio, finora non è morto ancora nessuno. Ecco la chiamata. Che qualcuno muoia ai trash. Qualcuno muoia ai trash, esatto. Ah, beh, 39. Bravo. Il suo santuario. Santuario gli passi sotto le gambe. Anzi, mettiamo lo Yag così si può togliere il cappuccio. Time grows short. The enemy closes in. Approach me and stand ready, my children. The final battle is at hand. Cosa sono questi accidenti che ti mancano? Aiuto. Che fa?
abilità quella di, del salterello. Mi mettete a posto i gruppi che troppo, sono troppo lunghi. Figo. Come ci rivediamo adesso? Lo clicchi? Oh no, ma giusto perché mi si allunga la... Ah beh, 2 e 4. Chi sa fare qua? Io no. Già tanto che io abbia dovuto decidere chi andava lì alla tizia dei portali, per favore. Oh, capra, continua così. No. Ho scelto il gruppo peggiore, me compreso. Dai, dai. Fate voi. Ma cosa io bisogna fare con la ragazza? Faccio io 1 e 3 che stanno giù e 2 e 4. Potrebbero fare i flare con i numerini invece che con i colori. Rischi i colori. Però che odio i numeri, quindi. No, però per noi dami uno vuol dire che devi andare prima lì, due, poi devi andare lì, oppure gruppo 3 va nel flare 3. Hai detto una cosa molto sensata. Continuo a non capire cosa dobbiamo fare, va bene. Uccidere gli altri, sostanzialmente. Sì. Sostanzialmente qua escono degli ad, qui... Fanno un portale qui all'entrata, uno giù su questa pedana dove vedi a destra e un altro lo fa là sopra, dove ci sta quella bella palla. Ah, dove ci sono le porte praticamente. Sì, yes. Fa questi tre portali, quindi ci dividiamo in due gruppi, un gruppo va sopra, gli altri due gruppi fanno giù dove c'è il flare viola e l'entrata qua dove c'è la... Dove sono io? Mm-hmm. Ah ok, perfetto, quindi ci sono da fare degli add. Sì, siccome c'è il cooldown sulle ali, per risalire c'è questa piattaforma qua. C'è questa piattaformina che aiuta. Anche per scendere. Sì, vabbè, le ali, se la clicchi una volta ti manda in alto, se la clicchi due volte ti fa l'atterraggio, ti fa il cerchiettino verde e tu decidi dove atterrare. Chi è il leader che viene di sopra? Deve aver segnato il signor Soi. Venghi, signor Soi, allora. Il 6 dove sta? Boh. Capito. So che cosa stiano facendo. Ma siamo ancora tutti separati. Ci sono un gruppo 1 che è da 4, il gruppo 2 che è da 3, il gruppo 3 che è da 3, il gruppo 4 che è da 2. Korlav è da solo, e poi c'è Grizzard Size e quello. Da questo gruppo, sennò io non riesco. Vabbè, che gruppi devono andare sopra? Ditemi quali gruppi devono andare sopra. Basta che fai due gruppi, fai uno. Vabbè, allora facciamo l'1 e il 3 vanno sopra. E 2 e 4. Oh. Quanti range abbiamo? Pochissimo. 1, 2, 3, 4. Sì. Qualche ranger è meglio che vada sopra. Cioè, i ranger è meglio. I ranger devono andare sopra, esatto. Meglio che vadano sopra i ranger, quindi sistema. Aveva detto Elise come fare uno. Allora, gruppo 8 da solo. Sì, mi hanno detto dove. Vabbè, penso stesse scherzando. Esatto. Ok. Quindi abbiamo detto 1 e 3 su, 2 e 4 giù. Sì. Sì, quindi allora... sì.
io sono giù allora. Conviene spostare Volpe al posto Marco di al 3, così va sopra. Ah, okay. E giù mettiamo Volpe. Giù intendi qui dove c'è il flare viola, giusto? Yes. Cioè, tu in teoria devi venire all'entrata, perché iniziamo all'entrata noi. E poi, te ne e poi ti sposti sotto e poi ti risposti sopra, dipende da dove... Da dove respawnano di nuovo i mob, soprattutto il mob grande. Ah, poi c'è un addino nero. Sì. Quello là va fatto subito perché non ti fa ammazzare gli altri, quindi è corto. Sì, tower defense, se li slowi, se li stunni, se li fa, va tutto bene. Perché fanno la loro stradina per arrivare a Eonar. Beh, li chiamiamo strada facendo, dai. Bene. Eonar è il flare. Non c'è il flare, vabbè. Beaner è quell'albero verde, non questo qua centrale, ma quell'altro con le chi deve andare sopra vada direttamente sopra adesso, e qualcuno clicchi su Beaner, rimaniamo... parte il fight. Rimaniamo io e Soi e poi gli altri arrivano dopo, dai. Vabbè, Galil, per favore attiva Eonar, che sta già a metà strada. Insomma, andiamo su o prima stiamo alla porta e poi andiamo su? No, date una mano prima state tutti alla porta e poi appena ve lo chiamo venite. Starto. Su. Vai. The forces of the Legion seek to capture my essence for their essence. Sarei rimasto anche da solo, ma il problema è che quando mi sparano poi muoio. Piace su quello grosso appena si gira. Beh, ammazzate pure quelli che io. Vabbè. Detonato. Possiamo scendere, vero, adesso? In teoria. Sì. Dovrebbe farlo per forza. Giù. Poi inizia a farli rampa. Esatto. Be gone, intruders. Back to your master. Ma dove vai? Ma dove vai, camminatore folle? Grazie per la svettola. Ok, quindi di nuovo sopra, immagino. Non è detto, infatti rimango giù. Se poi sono sopra me lo dici. No, ho visto un puntino verde, invasione della legione qua. Sopra, sì, ragazzi, sì. Sopra. L'entrata. Vedo tutto, vedi? Tanto ci grattiamo. Gruppi 1 e 3 sopra, le ultime parole famose. C'è un hunter intruso. Ok, arrivano di sopra. Sotto adesso, ragazzi. Pam. È la prima volta che atterro da così in alto senza morire sul colpo. Vabbè, non sto scherzando. Non è ancora finita, ragazzi. Io vedo ancora il portale blu, il coso verde qua, eh. Ok, adesso è scomparso. Sì, è andato sopra. All'entrata. Adesso all'entrata, sì. Adesso c'è la vita del Paraxis. Proprio dove viene Don Emilia. Commando, too strong for no. Me. Nox, where are you and what? Non può essere né slowato né stunnato né nulla. Gli altri sì, però, quindi usate lui, intanto slowate gli altri. Ragazzi, portare dei volanti, quindi ranged. C'è anche il portale giù tra un po', ragazzi. Veloci a far questi perché.
per uscire i lupettini. Io vedo dei pipistrelli volanti. Cazzo, pipistrelli. No, no, da qua non pensavo di poterli colpire, ma non li posso colpire, devo scendere. Ragazzi, add in alto, in arrivo. Sì, vabbè. Wow, posso combattere volanti. Io che sono best master, gli faccio tantissimo male sti cosi qua. Zitto sfucila, zitto sfucila. Col trasmog di un arco. C'è, ah no, quello... Ok, i pipistrelli stanno male. Cazzi. In alto. C'è il ciccione. Andate, tornate. Bisogna... Gruppi 1 e 3 cosa devo... Cosa... Ah no, i 4 rimangono qua, no? Sì, noi dobbiamo all'entrata. Ma in effetti mi è venuto il dubbio che... Che ranged dovessero stare in basso, perché sennò dall'alto non potevano prendere i pipistrelli. Come ti sei incastrato per... Arriva di nuovo un ciccione. Dove minchia si è? Finito? Ah. No, che si bugga come l'altra volta. È rimasto un Fel Lord. Ah, che se ne è andato. Oh, no. Non ho mai fatto un fight così difficile. Ma no, no, aspettate ragazzi, questo qui, è, questo qui era sul serio un boss, era questo qua. Sì. No, no, aspetta, è una presa per il culo. Praticamente mi ha droppato. Guarda che cosa mi ha droppato il boss. Blood di Sarché. Vabbè. Droppa, droppa le sberle che le darei. Test del set. Dai. Mi servono un cazzo. No, fai io non mi servono. Sto sprecando le munizioni. Sempre... Io le ho già usate tutte. Io manco ho preso quelle nuove proprio per il prezzo. Dov'è il boss qua? Devi tornare indietro. No, ma cioè non, è, non era un boss quello di adesso, era finto, è una burla, adesso arriva il boss giusto, no? Sì, sì. Ah, ok. L'altra volta il boss è arrivato a fine fight e ci ha shottati. Fantastico. Arrivo che prendo le monetine, tanto dall'entrata lì non è tanto. Ad anima incrollabile. Your quest log is full. Ti può servire la cintura? No. Ombra dello vito tempesta, che palle, no? Ancora non so questa, ferro tempesta, l'ombra non so, unchecked they would soon overwhelm us. Prossimo obiettivo. Già vogliono stirare, ci portano da Imonar. Sì, un momento che arrivo. No, ma comunque io non capisco, ma questo era sul serio un boss? Sì. No, era un po' come un boss. Come gli scacchi a casa.
fatto così. Sono imbarazzato. Halt. Sono veramente imbarazzato. Certato, basito. Non penso. Pullato. Avete pullato Imona? Via. Bravo. Ma dove è Imona? È sceso sull'astronave? Infatti. Ma che senso ha sta cosa? Cioè, che stronzata è? Cioè, cos'è? Guerra stellare questo? Fatemi capire. Sì, lui è Boba Fett, esatto, cacciatore di Italia. Veramente. Io credo fosse laggiù in fondo. Pure io, infatti sono andato proprio diritto. No, invece è King, è King, ha rotto quello laggiù in fondo, non è lui, vabbè. Si è resettato. Certo. Che io ho preso il portale e sono fuzzito. Volete restare, per favore? Sì, sì. No, scusate, colpa mia, pensavo fosse laggiù in fondo, cioè, non pensavo che venisse giù con l'astronave, cioè, mi stia scherzando. E invece è pigro. Portato qua direttamente, che bello. Del pungile. Del pungile, sì sì, so leggere. Ti teletrasporta al club dei combattenti, no? 8,75. Quello non si mette sulle non si mette sulle dita. Cosa bisogna fare sto boss? Evitare le mine quando si va da una parte all'altra del ponte. Ah, no, ce lo dovevamo tenere questo al centro della stanza o al lato? No, al lato. Sull'estremo. È un po' un giochi senza frontiere questo boss. Manducare. Vabbè, praticamente lui fa delle bozzette, scrivere quelle bozzette, poi quando... Se lui fa un fascio di luce, il fascio di luce se ti... Vabbè, se c'hai tipo il fascio di luce ti devi mettere in una zona dove non prendi gli altri, di solito qua nella zona del corridoio, non c'è dove ci sta il quadrante. Ok. Grazie a questo, nel ponte stanno le trappole, quindi schivare le trappole... Ma è molto semplice. Abbastanza, sì. Vabbè. Andiamo. Vediamo che droppa sto bidone. Droppa della roba. Delle spalline da warrior bellissime, però penso che non posso. E non lo so, Takoya. No, mi ha dato già messo che sbaglio. Ma che sei un prestigio? Ai. Ok. Dimmi a me pure. Sbaglio, vedo un pilone del res. Ah, ok, queste sono le bozzette da schivare, ok. Sì. Ah, delle queste bozze lasciano le schiene di contro in difendere. Poi addormenta la gente, bisogna starci distante prima che venga debuffata. Via da me, via da me. Non te lo devi far dire più di una volta, tranquillo. Non c'è pericolo, c'era uno che era vicino, non so chi era.
coraggioso. No, un pazzo, dunque un coraggioso. Torpore su Knox. Ok. Dormi bene, no? Sì. Che carino. Già. Vado via ragazzi, via da me, via da me. Se state qui. Tra l'altro un melee era qui. Fase. Che non rushate. Tempi non. Appunto. Cercate di evitarle. Chi va piano va sano e va lontano. Medaglia d'oro giorno senza frontiere, sì. Però l'agro ce l'ha il Demon Hunter con pura. Una parola. È un paccone, beh. Stibile che te l'avessi Sectal, ma... Adesso fa questa esplosione caricata, eh. Chi c'ha il segnamento? Cosa sono? Chi c'ha il segnamento? Se deve andare a mettere, vedi, farsi due fasci di luce. Ah, ok. Ti metti nella zona quella là, non nel quadrante ma nel corridoio, così non ce li fa addosso. Aia, qualcuno mi ha fatto biondo. Sono le cose belle, non ti preoccupare. Sì, tu hai sacrificato tutto. Come disse una volta una mia amica, ma il kiwi lo mangio così, col pelo? Esatto. Non aveva mai mangiato un kiwi in vita sua. Ma per ricordi logico, se vedi una cosa pelosa la devi spucciare. Comunque la botte da maniaco poi devi... Ragazzi, è colpa vostra, non è... io non... No, sei te che fai la botte da maniaco. Attenzione, Saizen, attenzione con il coso. Ci fai biondi. Io ho mirato. Ok, attenti, sì. Attenti, no, attenti. Mi chiudo e vado, no. Sinistra. Mi chiudo e vado? No. Vabbè, non fa niente, passate il corso. Vabbè, addio. No! Aspetta. Pazzo no. Maniaco, mette il debuff tu. Esatto, io ve l'ho chiesto tre volte, non mi avete cagato, vaffanculo. Segui le direzioni del coach. Sto dicendo cazzo sto. Io resterei Victrix, però perché non merita di morire per colpa di altri. No, è colpa tua, io ti ho chiesto, non mi hai cagato. Io davo le direzioni. Allora devi rispondere. Beh, direi che ha vinto il premio della prima morte della serata. Per colpa di altri, poi, vergogna. Colpa di capra che dirige male. Sì, piccione. Vuoi che te lo taunti? Ah, un altro. Vada. Più per l'eroe che un più stacco un tank A, meglio è per i DPS, perché comunque è tipo un'ultima fase questa. Sai come non si levano queste ultime stack, anche no, la madonna pure. Oh, che sto boia. GG. Ma dai. Pantaloni del set. Anche a me li ha droppati, come no. Due. Però in versione Bermuda. Sì, mi servivano i pantaloni.
Annientamento, bisogna andarci una alla volta, tipo il primo boss, e il rosso bisogna andarsene via da tutti gli altri, il viola va condiviso con tutti. Se eravate pochi lì a condividere, avete preso un casino grande. Questo va condiviso, Ludovic, vieni qua. Quelli col rosso scappassero via. Strada, che ha vinto. Ah, ma non è su. Solo c'è, solo. Allora. Cosa bisogna fare sto boss? Attenti al razzo. Ah sì, ok, già ci sta, aspetta, manca quello viola a posto. Se ne metti pure uno giallo qua al lato di fronte a quello viola, come abbiamo fatto l'altra volta, così... Sono stupido, ho levato quello sbagliato. Solo una regola, quando dice distruzione non stare davanti al martello. Vero Fra? Beh. Vero Cafra? No, quello è martello della... non mi ricordo che è la rivettata. DPM rivettato. Dove volevi che mettere quello giallo di là? Ok. Volevi che... Madonna mia, io non so parlare a quest'ora. Di fronte a te proprio. Ah, lì lo vuoi, ok. Così il ride lo mettiamo qua, i tanchi li mettiamo qua di fronte all'entrata. Tra l'altra volta così siamo trovati bene. Il mantello dell'avanguardia della luce. Quello già forse ce l'ho. Forse di... No, è solo per i paladini. Vabbè, praticamente fa due alda alla volta, uno viola e un altro di un altro colore, rosso o verde, come questi qua che abbiamo visto dire. Quello viola va immediatamente nuccato, dopodiché si va a fare quell'altro. Bisogna schivare tutte le palle, varie martellate che fa. Sì, schiva, esatto, ragazzi. Picchia e schiva e picchia.
Sì, ragazzi, guardate, guardate che sia l'AD il colore e non i flare. Sì, perché di solito adesso lo fa il viola, lo fa sul flare viola, però quando sono finiti poi dopo lo fa all'altro, sul flare arancione, di solito. Poi lo può iniziare a fare anche random. Però fino adesso ha fatto sempre viola, arancione, viola, arancione. Vabbè, poi quando fa l'ad russo, l'ad russo vi mette quel cerchio rosso attorno, quindi dovete scappare dal raid. Il verde fa, fa quelle pozze verdi che vanno prese. E il viola è da condividere. E il viola è da condividere, però non ci dobbiamo arrivare a condividere, dobbiamo ammazzarlo prima. Ok, perfetto. E invece il boss cosa fa? Sta lì a fare così tic 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 con queste le... fa queste martellate maledette. Ah, aspetta, sì. e fa il raggio tipo Trilliax. Ah, sì, e fa il raggio, giusto. Esatto, mezzo Gul'dan, mezzo Trilliax. Ah, è una cosa. Intorno alla prima cerchia della piattaforma, lo vedi, quel pezzo verde-giallo, no? Lì metterà tutte delle specie di lanterne rosse che vanno evitate, perché le metti tutte intorno. Vanno evitate perché ti fanno danno. Away. Poi tutto intorno alla stanza gireranno delle palle viola, belle enormi, così si notano, quindi evitale perché devono prenderle i tank. Se vuoi tankartene una lontano dagli altri, puoi farlo perché fanno danno magico. Però evita. Agli ordini, capo. Stanno lontani dagli altri proprio per quel motivo. In teoria l'off tank dovrebbe mettersi lontano proprio dal primo tank per prenderle, però vabbè, è normal. Che danno d'area viola, cioè qui ricordo che va condiviso. Se lo fa, sì. Sì, quando, però, fa diciamo, l'ad... quando fa l'ad viola, prima, cioè, rimane tipo 3-4 secondi, se non di più, fisso. E noi in quel tempo dobbiamo riuscire ad ammazzarlo prima che lo liberi. Vabbè, poi se lo libera, comunque di solito ce l'abbiamo sempre fatto. Vabbè, andiamo. Jack. Oh. Sì, esatto. Ah, noi non dobbiamo stare monopixel, ricordati, perché sennò ci rivetta tutto. Come fai a saperlo? Intuizione. Iro, quando va tirato qua? Al secondo viola, mi sembra, che lo facessimo. Non lo so. Beh, più o meno in fase finale, no? Aspetta, bene, qui il teschietto per dove tankarlo, e noi lo tankiamo una a destra e una a sinistra del teschietto. Sì, sì. Stiamo a farlo anche prima ad, non è impossibile. Vabbè, basta che lo siamo sugli ad. Ok, quando esce il primo ad viola, allora facciamo Hiro e... sì, che magari siamo in di più, dai. Già hai presagito. Cerchiamo comunque di ritornare sempre tutti sul flare giallo, così 5, siamo più 4, organizzati, 3, no? 2, 1. Ok. Conservare i CD di attacco per gli altri. Gli leader ci prendono da qua giù? All'inizio no, adesso mi sono messo nel mezzo, vediamo che succede. Se vuoi ci spostiamo all'entrata. Pallettone, pallettone. Attenzione al raggio, via dal raggio. Via dal raggio. Linda flambé. Pollo. Rimiata, rimiata, andata. Vai sul rosso, te, vado sul bianco. Via dalle pozze gialle. Post, questa è morta. Hanno transizionato su di me. Staffano
questo adesso lo prendo, lo sposto più verso il giallo così potete tornare più in posizione. Mi ha anche rivettato nel frattempo. Via ragazzi, chiara esplosione. Occhio alla palla. Attenti al pallettino. Ma di nuovo, sul bastardo. Tornate in posizione, ragazzi, attenti alla fiammata. No, porca puttana. Torniamo tutti sul giallo. È andata di purissimo. Adesso potremmo mettere anche già più vicino all'arancione, perché mi pare che è l'altro. Se siete, dovete star DPS. Mettete più fra le spalle del boss. E tanto non serve stare dalla parte del martello. Ma occhio targetta 1 però, eh. Vabbè, però se siamo spreadati tutti è impossibile. Oh, Robby. Abbiamo usato un CR. Alla fine non è così veloce. Punta e poi parte. Il problema è che a volte potresti non avere la visibilità, per cui... Viola sull'arancione. Ok, andate sul flare arancione. Sì. Io vado sul verde intanto. Ok. Senti il pallettone. Attenzione al raggio, shottarlo. Muoio, annientamento. Raccomando le bozze. Fra. Che c'è? No, te l'ho dovuto tentare. No. Via, scansatevi. Senza orario, via. Non ci sei arrivato. Ragazzi, c'è ancora l'addone. Ladra. E nettamente. Io vi consiglio di starmi alla larga in questo momento. Ok. Visualizzazione ragazzi, occhio. Toxi, dove sei? Visto lo scudo antimagia. Viola, viola. Cioè, raga, non pensate proprio tutti sul lato. Tutti quelli che sono rimasti, perché mi pare di vedere crepateci pure. Proviamo? Sì, sì. Siamo un po' pochini. Ma smetto di curare o? Sì. No, volevo subire la martellata. Ecco, sì, sì. Sì, vai, prenditi la rivettata. Spam! Ah, guarda, mi ha proprio piantillato, guarda. Sì, è stato bellissimo. Allora. Bello Saiten rivettato, cazzo. Guarda che bella scena. A Natale, regala anche tu un Saiten rivettato. Grande regalo, però con quel cappuccio, così avrai gli incubi la notte. No, quella opzionale costa di più, eh. Ah, ok, quella è la limited edition. Quella è l'edizione premium. Me la colpo quando faceva Magica Trippy.
Mai dire gol. Comunque, raga, rimanete gruppati. Fate l'ad, rigruppate un'altra volta. Potete fare 46 parcheggio. Autogrill parcheggio. Ma più che rigruppati, evitate quel cazzo di raggio che tanto è lento come la moto. Sì, infatti. Io mi sa che fatto. Dai, facciamo l'ultimo e poi. Mo il flare del teschio sta troppo lontano dal resto del ride e gli healer c'hanno problemi a cura a tutti, quindi ci rimettiamo un po' più verso l'entrata, facciamo prima. Robby. Sì, loro c'hanno spazio per far tutto. Oh, oh. Ultimo banchetto offerto da Elisa. Cibo. Sto cercando di capire cos'è questo Hunter Paladino in versione matriosca. Ah, ecco, adesso che ho fatto un try posso provare il trinket. Noto che, posizione, che qui le trappole nel vuoto sono migliorate rispetto alla Maiden. 5, 4, 3, 2, 1. Ho fatto danno stavolta. Ma comunque per le fasi degli AD le fa ogni 90 secondi. Guardate, ragazzi. Bello. Penso antiorario. Semi size. Segno. Era dall'altro. AD. Subito sul colore bio. Andate subito verso l'ad rosso, se proprio ve la sentite. Ma io starei anche un po' qua, ci penso un po' su, faccio un giretto, mi guardo attorno. Tornate, ricordatevi di tornare sul flare. Laser, via. Senza orario. Non mi prenderà mai, io sono più veloce. Forse. Sì, tornate sul laser. Cioè sul giallo. Fatto su di te la martellata. Boh. Ma una cosa, adesso che non...
Vai a prendere le palle rosse, viola. Troppe palle per i miei. Laser, ragazzi, laser, via, 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 via. Dieci secondi agli add. Dovrebbe farlo sull'arancione, però. Sì, sull'arancione. Affermativo. Sull'arancione. E l'altro l'ha fatto la tua. Con la vita, ragazzi. Non deprimetevi. Tanto odore di tranquillo. Bello. Ok, perfetto. Andiamo. Tu torna sul boss. Ah, ok, vabbè. Fa niente. Oh, oh, ha fatto su di me la martellata. Via, ragazzi, via dal laser. Occhio. Sì. Era proprio sull'agio. Devi morire. Forza con la donna, forza. Annientamento, prendi il boss. Sì, Azir, così. Okay. Tornate tutti in posizione. Raggio, raggio, via dal raggio, via dal raggio. Oh, ho visto un druido che l'ha vista bruttissima per un attimo, non so chi fosse, ma è stato bellissimo. Beh, prendi la pallettona viola adesso che arriva da lì dietro, e rimettiti in posizione. Sì. Nox, per favore, torna sul filare giallo, grazie. Prendi il pallettone, prendi il pallettone, vabbè, passato. Laser, ragazzi, laser. Senso orario, torna sul giallo. Ci si prendi la rivettata. Poi inizializzazione su viola, sempre sull'arancione. Prendi il palto. Bravo. Attenzione là dietro. No, adesso Maro. Certo ora. Rosso. Ti piacerebbe dormire, Size, no? Ma non lo farai. Decimazione, via tutti. Poi bisogna spostare un po' dalla luna, se no ci prendiamo una rivetta, da sicuro. Prendi il lad. Vai dove stavo io, e prendi il lad. Wow. Oh cazzo! Ci ha fatto il laser. No, 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 cavolo. Oh, cavolo, hai usato il combat rat adesso. Non sono riuscito ad evitarlo. Mea culpa. Quanto manca il combat adesso? Che ci penso? Ho resuscitato Shizen adesso, manca 4 minuti ancora. Polverizzazione, ragazzi, laser, laser. Ma CD globale o qualcun altro ce l'ha tra poco? No, no, CD globale, CD globale. Devi resistere 15 secondi. E poi fa gli altri A. Non me ce la fa. Ok. Non... Morì. Ad. Andate subito sull'arancione. Verde. Ah, niente verde, 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 ragazzi, verde. Ma che poi sarebbe pure meglio. Non entrate in, non entrate in depressione. Viola, verde, rosso, viola, verde, rosso. Ya, ya, ya.
su con la vita Markov. Esce anche l'altro azzente, devi prendere anche l'altro azzente. Yuppi. Laser, laser, ragazzi, laser, laser. Senza il teorario, sempre. Pollo fritto. Adesso dite prendere la libertata, eh. Fate l'ad, ragazzi, fate l'ad, veloce. Ricordatevi che se ammazzate prima l'ad del boss, muore il boss, perché ogni volta che ammazzate un ad... Ci cala la vita. Ragazzi, via con le esplosioni, via. C'ero io qua dietro, ragazzi. Laser, ragazzi, laser. Via, via, via. Sì, su. Forza, ragazzi, forza con l'altro, forza. Shattering strike. 20 secondi devi rimanere in vita. Non ha nessuna stack. Dai, dai, dai. Attenzione a questa animazione. Un altro altro, raga. Scusate, fate calare il boss a 3%, poi basta che uccidete un altro. Ho preso la mischia, mi ha fatto 4 milioni e mezzo di mischia. Ok, un altro. Un altro che se lo fa. Verde, 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 su. Sì, ma certo. Sì, ma siamo in 3. Ok, io ero andato sul viola in realtà, però va bene. Ah, c'era viola? Vabbè. Sì. Sì, vabbè, tanto siamo in 3. Facciamo poco lo stesso. Beh, 4% non era male. Non ci fossi crepato io. Shattering strike. Shattering strike. Shattering strike. A questo punto anche tu, no. Shattering strike. Shattering strike. Oh, perché sei morto, sai? Perché è stato termoblastato. Blastato. 3% quasi. Vicini vicini. Ma se tipo adesso invece di fare gli ad facevamo il boss? In 3. Sì, ma in 3 non lo tenevi giù. No, in generale il boss. Io stacco, ragazzi. Ciao Marco, buono.